Il nostro centro è frequentato da circa 30 persone con disabilità ed è seguito da personale assistenziale educativo. Dopo i lavori degli ultimi mesi, il centro diurno disabili di Lissone può finalmente mostrarsi con il suo nuovo volto. Gli interventi del comune brianzolo hanno puntato a migliorare la vivibilità della struttura, a partire dal rifacimento della copertura, con anche nuovi pannelli fotovoltaici, e dalla climatizzazione degli spazi. Era veramente tanti anni che questo centro aveva bisogno di un intervento per problematiche pesanti relative a infiltrazioni dal tetto. L'altro grosso problema era il problema della climatizzazione, quindi l'eccessivo caldo durante il periodo estivo. Siamo intervenuti anche su quello con l'impianto di climatizzazione. I lavori hanno riguardato anche l'adeguamento alle norme antincendio. Un obiettivo importante per questa amministrazione che l'ha posto come prioritario sin dall'inizio, con un investimento anche economico estremamente significativo e importante, ma che è più che appagato, diciamo, da quello che è la possibilità oggi per tutti questi ragazzi di godere a pieno di questo centro. Ora anche il piano superiore torna utilizzabile. Per gli ospiti del centro ci potrebbero essere in futuro anche nuove attività. Andremo a rivedere, reinventare, aggiungendo nuove attività, visto che degli spazi sono tornati disponibili, ma soprattutto anche, come dire, la confortevolezza degli spazi, ecco, è nettamente migliorata.